Ci ritroviamo a malincuore nella stessa identica situazione di un anno fa, praticamente in zona rossa, con le nostre attività chiuse, in quanto i servizi alla persona sono ritenuti attività non indispensabili. Come presidente del gruppo Bellezza Salute Benessere, Confcommercio, Pesaro Urbino, Marche Nord, mi sento chiamata in causa proprio a rappresentare la nostra categoria, la categoria dei centri estetici, delle estetiste, di far presente che molti dei servizi erogati all'interno dei nostri centri estetici sono invece da ritenere indispensabili e vadano proprio equiparati ad altre attività a cui è consentito restare aperte. Pensiamo proprio al percorso dell'estetista che ha fatto nel corso del tempo e quindi ai numerosi corsi di aggiornamento che lei ha fatto per accrescere le proprie competenze professionali. Addirittura praticamente è diventata sempre più professionista, responsabile, soprattutto in prima linea nel benessere della persona. Pensiamo ad esempio a tutte le estetiste specializzate in estetica oncologica che si rendono attive quotidianamente nei confronti del miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici, intervengono sulle loro cicatrici chirurgiche, sull'indire la loro pelle dai disagi delle terapie, intervengono sul benessere della loro circolazione attraverso il supporto del massaggio specifico, ma pensiamo anche alle estetiste specializzate in percorsi di dimagrimento, quindi, e che rientrano anche nell'ambito dello far star bene una persona nella sua rimessa in forma funzionale, ma pensiamo anche a tutte le colleghe che specializzate in tecniche di epilazione laser. Pensiamo quindi a questo punto cosa vuol dire proprio fermare questa tipologia di attività e cosa vuol dire interrompere un iter di trattamento che segue una specifica e seria programmazione proprio nel rispetto della fisiologia di un corpo umano. Sono tipologie, a mio avviso, di intervento che debbono essere conseguenziali e non interrotte improvvisamente e soprattutto non possono continuare ad essere viste come attività non essenziali. Per ultimo, sempre non per grado di importanza, è opportuno anche sollevare il problema dell'abusivismo che andrebbe a proliferare in caso di chiusura prolungata delle nostre attività. Molti nostri concorrenti sleali, chiamiamoli pure così, approderebbero all'interno delle abitazioni dei nostri clienti senza il rispetto di alcun protocollo di sicurezza e con conseguente rischio di contagio e permettetemi di dirlo non solo nei confronti del Covid, ma pensiamo a tutte le epatiti, l'AIDS e via dicendo a quanto si può andare incontro.